Allora, è preparato, come è accaduto con Ghost in the Shell, una piccola presentazione senza aver nessuna velleità di professorone. Quando è possibile, vedo sempre prima il film e poi leggo i libri. Ci sta come ragionamento, ma spoilerano cose. Allora, storia infinita. Abbiamo visto appena adesso il film. È un romanzo degli anni 70 di Michael Ende, che secondo me è perfetto per racchiudere il significato del, non solo della letteratura fantasy in generale, fantasy nello specifico, ma anche della letteratura in generale. Bastian è un super appassionato di lettura, lo dice all'inizio, ho più di 180 libri. Ho voluto chiamare questa presentazione Il viaggio degli eroi, perché una delle cose più significative dal punto di vista della destrutturazione di un racconto fantasy è stato L'eroe dei mille volti, che è un libro che ho lì da qualche parte, di cui, e sono un cretino perché l'ho riletto anche prima, non mi ricordo l'autore, Dio santissimo. Che figura. Joseph Campbell, scusate. Che ha identificato quello che cosiddetto viaggio dell'eroe, che è questa struttura qui praticamente. E la storia infinita, in quanto storia di storie, fa un lavoro di scatole cinesi su questo schema incredibile. Asia, lo so che così di sceneggiatura si parla sempre di Campbell, di prop e di queste cose qui, ma qui non potevo esimermi dal farlo. Qui c'è la storia principale, fondamentalmente si parte da uno status quo iniziale, un richiamo all'avventura, una partenza dal mondo ordinario. Delle prove, l'avvicinamento, un momento di crisi, il ritrovamento di un tesoro che può essere rappresentato da tante cose, la risoluzione e un ritorno al mondo ordinario e si ricomincia una nuova vita dopo aver risolto, diciamo, la quest. Però il ritorno al mondo ordinario non è. L'eroe non torna uguale a quando è partito. A fantasia, il viaggio a fantasia di Bastian e d'Atreyu comunque li ha fatti maturare. Pensate anche al banalissimo, tra virgolette, Signore degli Anelli. Dopo essere stati sul Monte Fato, Bilbo, scusate, Frodo, torna alla sua vita di tutti i giorni, ma non gli basta. Quindi parte. Nella storia infinita abbiamo due eroi. Atreyu e Bastian, entrambi con due quest. In realtà la quest di Atreyu è quella che un po' condivisa, ma è quella più facilmente individuabile. Deve salvare Fantasia, deve trovare un modo, con Laurin, girare per Fantasia e trovare un modo per salvare il mondo dal nulla. Perché Bafferi? Non lo so. Zucchi, non lo so. Voi vedete bene, mi sentite bene? Ogni tanto sta diventando rosso il segnale di. Ok, il segnale di OBS, però. Dicevamo, la quest di Atreyu è salvare Fantasia, l'imperatrice bambina, e salvare il mondo, quindi. La quest di Bastian invece è un po' più subdola, perché sì, lui è coprotagonista e alla fine spetta a lui scegliere il nome dell'imperatrice. Ma la sua vera quest è superare il lutto per la perdita della madre. All'inizio si sveglia da un incubo e dice al padre: l'ho sognata di nuovo. È chiaramente un bambino che sta affrontando qualcosa di molto più grosso di lui, ma
e che non ha i mezzi per affrontarlo. Esatto, giusto, è un eroe classico. Basti invece quello dell'eroe riluttante, giusto, Hazel? Rifiuta la chiamata, ma in realtà la rifiuta non per sua scelta. È riluttante perché la società gli impone, il padre soprattutto, lo vedremo tra poco, gli impone di sfuggire e di stare coi piedi per terra. Lui non vorrebbe, lui di natura sarebbe pronto all'avventura, cioè idealmente anche lui è un eroe classico, gli piacciono i romanzi, gli piace viaggiare con la fantasia, ma la società gli impone di non farlo. La scena madre, una delle scene madri del film. Qui i due eroi, le due figure dei due eroi iniziano a sovrapporsi, perché Atreyu perde Artax, il suo compagno di vita, il suo compagno di avventura. Allo stesso modo Bastian aveva perso la madre. È da qui che Bastian, nonostante fosse sempre stato un po' freddino anche all'inizio, anche per imposizione, il padre gli dice: guarda, dobbiamo smetterla di vivere nel passato, dobbiamo andare avanti perché la vita va avanti. Quindi quando a un certo punto vi ho detto è importantissimo che anche Bastian, che sta leggendo la perdita di Atreyu, di Artax, piange, è fondamentale, perché qui, tramite il sentendo quello che prova Atreyu per Artax, anche Bastian comincia a processare veramente il lutto. A un certo punto, non mi ricordo mai come si chiama, Enkil forse, Enville, la streghetta, gli dice: it has to hurt if it's to heal, deve far male se vuoi guarire, perché senza dolore non si può andare avanti, il dolore è inevitabile. Il padre gli diceva di non pensarci, di andare avanti. No, è sbagliatissimo. Il padre, che è un disilluso perché è vecchio, non crede, lo devi affrontare per superarlo. Tanto più che se stai soffrendo, significa che sei vivo. Il tema della tristezza è una cosa allucinante. Nessuno ci dà Artax. Si abbandona la tristezza. Io ho sempre visto la paludi della tristezza come una grossa metafora della depressione. Non c'è un motivo per cui uno è depresso. Non c'è modo di dire: dai, forza, stirati su, vai avanti, ce la facciamo insieme, su, come fa Atreyu ad Artax. Lui lo sprona. E si immerge anche lui in parte nella sua depressione pur di salvarlo, ma finché, se non se ne convince il soggetto depresso, in questo caso Artax, non puoi farci niente. Puoi tirarlo per le briglie, puoi dirgli: su, dai, ma sì, ma cosa vuoi che sia, su, dai, basta essere triste. Beh, queste cose qui con la depressione non funzionano. Esatto, la chiamano tristezza perché è una cosa da bambini. Sì, perché in realtà chissà come in tedesco, sarebbe da leggere in tedesco per capire qua la terminologia usata effettivamente. E questa scena è per quello che colpisce tanto. Lo dicevano, quando Atreyu arriva, dice il film, il Ribot ti dice: chi si abbandona alla tristezza muore, viene risucchiato dalle sabbie mobili, che è una metafora fortissima, perché più ti dimeni, più le sabbie mobili ti tirano giù. Non è una questione fisica, non è una questione di forza e di salute fisica, è una questione di uno stato mentale, è un male mentale. È ancora di più importante il fatto che Morla sia proprio all'interno della paludi della tristezza. Evitare il dolore porta all'apatia. Morla, vuoi per l'età, vuoi per il suo stato, per la che vive nella paludi della tristezza, ha perso speranza. Il padre di Bastian è un altro, è freddo, quasi lo bullizza, gli fa una violenza, perché dice: no, tu non devi essere come sei, devi essere come io mi aspetto che tu sia. Tanto più che quello che diceva Simone prima, che nessuno ha fiducia in Atreyu, è fondamentale per questo film e questo libro, perché gli adulti non credono nei giovani. Non ci crede l'Araldo all'inizio, non ci crede lo scienziato, il padre di Bastian non crede in lui, eppure sono loro che devono salvare la baracca. Tanto più che nemmeno Bastian crede in se stesso,
Dice, che cosa importa? Solo un racconto, sono solo un ragazzino, un racconto, tutto. Io non posso essere così importante, non posso essere responsabile della salvezza del mondo. E invece lo è. E la cosa meravigliosa, fondamentale, l'ascensore, sì, assolutamente, Asriel. Atreyu e Bastian sono Bilbo e Frodo della situazione. Sono i piccoli. Gli eroi del popolino non sono eroi, sono gente qualsiasi. È importantissima questa cosa. Nel fantasy sono, nel Signore degli Anelli sono omini che pensano a fare tre colazioni la mattina e a spassarsi la vita stando nei campi. Non è Aragorn che butta l'anello. Così come qui non è un grande eroe che si aspettava l'Araldo, è un ragazzino che deve salvare Fantasia. Tra l'altro, all'inizio del film abbiamo visto che Bastian aveva un ritratto di un indiano dietro al letto. E questa cosa nel film non si percepisce tantissimo. Non è un caso, però, che lui sia legato così alla mitologia indiana. Atreyu sembra effettivamente un cacciatore indiano. Sullo zaino ha un indiano che caccia un bufalo. Perché nel romanzo la mamma di Bastian si chiama Moonchild, quindi figlia della luna, che è un nome tipico, suona come un nome indiano. Non lo dice mai nessuno nel romanzo, non lo dicono nei film, ma probabilmente la madre di Bastian era di origini native americane. L'idea che mi diceva invece Chaos prima, non basta dire il nome, deve crederci. Salvare il mondo dando un nome alla ragazzina è esattamente quello in cui credeva Tolkien, il potere dei racconti. Il fatto che non si senta è una figata, sì, perché aiuta. Ecco, il film ha delle armi rispetto al romanzo, può giocare con questi dettagli, diciamo, subdoli, e può aiutare a immedesimarsi di più in realtà, perché ad esempio, io non ho più, mia madre non c'è più, vedo il film, do il nome all'imperatrice bambina di mia madre. Aiuta di più una scelta registica di questo tipo. L'importanza dei nomi. Esatto, Chaos. La cosa bella del salvare il mondo, una bambina, e quindi il mondo, dando un nome, è esattamente, ancor più nel fatto che stiamo parlando di un romanzo, che parla di storie, rappresenta esattamente quello che era uno dei temi principali di tutta la letteratura di Tolkien. Cioè, lo scrittore è un demiurgo che può creare un mondo tramite le parole, perché scrivere vuol dire usare, mettere una parola dietro l'altra. Le parole sono nomi, i nomi sono parole. Quindi nel momento in cui noi ci inventiamo qualcosa, le diamo un nome, quella cosa esiste. Non importa che sia un oggetto fisico o che esista nella nostra fantasia. Questa cosa è ancora più vera perché se noi leggiamo un libro, un racconto di fiction, nel momento in cui l'abbiamo letto, e questo è il messaggio fortissimo del libro, quella storia esiste. Bastian esiste, Atreyu esiste, Bilbo esiste. Nel mondo della fantasia ha fantasia, però esiste. Le parole definiscono tutto e tutti. Bastian non ha fiducia in se stesso perché suo padre gli dice che non deve, gli dà praticamente l'immaturo. E i suoi bulletti lo prendono in giro con un pollo, coniglio, dove scappi, se no nullità. Insomma, lui perde fiducia in se stesso. Così come il nulla sta cancellando il nome dell'imperatrice e lei sta morendo perché perde la sua identità. L'imperatrice bambina infatti è il riflesso di fantasia. Man mano che il regno svanisce, lei perde il suo nome e se stessa. Ovviamente questo è l'epitomo, diciamo, della letteratura di genere in generale, del fantasy nella fattispecie. E io adoro quel meme che vi ho messo qua perché quando l'ho visto mi sono commosso.
perché chiaramente, avendo l'età che ho, sono nato e cresciuto in un'epoca in cui non c'era internet e leggevo tantissimo. La letteratura di genere è sì escapismo dalla realtà, dal dolore, vogliamo, se vogliamo. Così come lo possono essere oggi i videogiochi, i film, il cinema di genere, cose simili. Ma è altresì vero che di solito i tuoi libri sono innocui, dice Coriander a Bastian. Quando è finito torni a essere un bambino. Questo libro è diverso. Così come alcuni libri sono diversi per alcuni, ognuno ha il suo libro. Dopo, se avete voglia di scrivermi qual è il vostro libro preferito di sempre, mi piacerebbe molto. Dice, questo libro è diverso. Una volta letta La storia infinita, Bastian sarà una persona diversa. E lo sarà anche perché lui non lo leggerà e basta. Attraverso la quest di Atreio, tra l'altro, lui capisce se stesso. È cresciuto, dicevamo prima. Asiel, uno. So che è difficile, ma uno ne voglio. All'inizio il padre dice a Bastian, volevi le lezioni di equitazione ma hai paura di salire su un cavallo vero. Lui alla fine cavalca un drago. È vero, lo fa col potere della fantasia, sa che esiste, ha visto Atreyu farlo, ma lui lo fa, sale su un drago. La storia infinita, tra l'altro, ha questa cosa meravigliosa che vi voglio far vedere, che anche se in realtà è molto più forte rispetto al libro, al film, perché, però non so se mi vedete bene, vediamo un attimo. Nella storia infinita, guardate qua, vedete che c'è dell'inchiostro rosso e dell'inchiostro verde? Questo è un accorgimento sottile, ma geniale. Negli anni 70 forse qualche libro gamer era già stato scritto. Praticamente, l'inchiostro rosso racconta la storia di Bastian, quindi lui che va in libreria, prende La storia infinita, lo porta a scuola, legge, e ogni volta che lui si distrae dalla lettura, che invece è esattamente quello che sta leggendo lui in verde, quando si distrae è con un inchiostro rosso. Quindi noi come Bastian siamo ben consci di quello che sta leggendo Bastian rispetto alla storia, e l'imperatrice dice, qualcuno sta leggendo, sta vedendo, vivendo la sua storia proprio come lui sta vivendo la tua adesso. Ad un certo punto, dopo metà, quando Bastian dà un nome alla principessa e la salva, all'imperatrice, lui finisce dentro Fantasia. E tutta la seconda parte del libro è con Bastian all'interno di Fantasia. È tutto scritto in verde. Quindi, chi è che sta leggendo la roba verde adesso? Bastian o noi? Il lettore. Il lettore. Quindi, noi prendiamo il posto di Bastian all'interno della storia infinita, perché Bastian è entrato a Fantasia. Noi prendiamo il suo posto. Che è una roba, ragazzi, che ogni volta che ci penso a me mi esplode il cervello. Perché se quando da ragazzino stavo leggendo sto libro, dicevo, ma come, io adesso vedo tutto verde, non vedo le scritte rosse. Perché io sto leggendo la storia di Bastian, dovrei vedere tutto rosso, no? È tutto verde. Quindi qualcuno sta leggendo la mia storia, che sto leggendo La storia infinita, e il fatto che il libro questo si chiami La storia infinita, come il libro che c'è all'interno del racconto, permette questo gioco di scatole cinesi, che è una cosa incredibile. È un'esperienza la lettura di questo romanzo, ragazzi, che a me è stata fondamentale per essere la persona che sono, e se siete qui in 13 ascoltarmi raccontare cazzate su un libro, qualche simpatizzante ce l'ho, diciamo, e devo gran parte di tutto ciò a questo libro.
Noi prendiamo il suo posto perché effettivamente stiamo leggendo Storia Infinita, è quello che accade a Fantasia, dicevamo. La Storia Infinita, tra l'altro, nel mondo vero, esiste. È fiction. Ma cosa separa il meta dal contenuto? Se nel libro che stiamo leggendo io sto leggendo la roba in verde e ho preso... Se io sto leggendo la roba in verde e non vedo più la roba in rosso. La nostra storia, quindi la storia del lettore, fa parte di tutte le storie che compongono la storia infinita. Noi, attraverso il libro, diventiamo degli eroi. Per questo è il viaggio degli eroi, questa presentazione. Perché noi diventiamo eroi, come Bastian è diventato prima di noi, attraverso la storia di Atreyu. Crediamo in quello che stiamo leggendo e salviamo a nostra volta Fantasia, lasciandoci coinvolgere e credendo alle parole che stiamo leggendo perché esistono effettivamente, sono storie e in quanto tali esistono. Poi ci sarebbe tantissimo di più da dire su questo libro. Mi piacerebbe se qualcuno di sapere qualcuno di voi che non l'aveva visto. Che effetto gli ha fatto? E soprattutto, ragazzi, leggetelo. È uno dei libri che regalo di più in assoluto. Sei una persona narratrice diversissima senza la storia infinita, anch'io. Io ho iniziato con questo, la scatola rossa di D&D che vi ho mostrato durante l'intervista a Zoltar. Il libro game, avevo già letto. Il settimo libro game di Lupo Solitario, Il Castello della Morte. E da questo potete capire quanto io sia super 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 fan del fantasy, della letteratura in generale. Non posso non apprezzare cose tipo Sandman e Neil Gaiman, che è un'altra mega storia sulle storie. Mi recupero un attimino, allora. Ora come ora il guardiano degli innocenti per il mio attaccamento a The Witcher, da quando ho conosciuto il primo gioco. Forse andrei molto più indietro con un libro che si chiama Le lacrime dell'assassino. Non li conosco, guarda. No, Fabio, in doppio inchiostro tutta la vita. Tutta la vita. Elianto di Stefano Benni. Ma sai che l'ho sentito, Chaos? Una volta feci avventure su questo discorso, il fatto che una cosa inizia a esistere nel momento in cui la racconta. Esatto. Esatto, esattamente Asel. Della seconda parte del libro, io l'ho letto diversi anni dopo, ho visto il film. Tsuki, il giovane Holden, faccio coming out, non l'ho mai letto. È una lacuna che devo riempire, che devo colmare assolutamente. Fabio, non me la ricordo così bene la seconda parte. Mi ricorderò a vita il nome del leone dell'arcobaleno nel deserto, che era Graugramar, perché era un nome assurdo da pronunciare. Mi ricordo il secondo film, che non è sto granché. E tra l'altro, ragazzi, esiste un terzo film, che non ho mai visto, per fortuna, perché ci sono gli abitanti di Fantasia che arrivano sulla Terra, una cosa che non c'entra assolutamente nulla con il romanzo, ed è il primo film in cui appare Jack Black. L'ho scoperto l'altro giorno, così. Fa schifo, no, ma non lo voglio vedere. Assolutamente. Però ragazzi, davvero, io spero un pochino con questa live. A me sta simpatico. È un pirlone, poi veramente. Lui e Kyle Gass suonano, cioè il suo amico e compagno di Tenacious D fa troppo ridere, suona da Dio. Se anche in parte vi ho messo curiosità e voglia di leggere La Storia Infinita, non ve ne pentirete, ragazzi, è una roba pazzesca. Prima volta che vedo il film mi ha lasciato quell'effetto sognante che è di fuga totale della realtà. Ideologi che non mi aspettavo. E il libro Guard è ancora più profondo in quel senso.
Il libro, cioè il film, tra l'altro, non è mai stato apprezzato tantissimo da Michael Land, perché avevano stravolto un po' di cose, anche solo a livello visivo. Atreyu avrebbe la pelle verde nel romanzo. Nicola, devi leggerlo. Se vi è piaciuto il film, e so che è scontato, il libro è 100 volte meglio, ma soprattutto perché ha un prosieguo. Bastian poi matura all'interno della storia infinita. Esatto, il film è molto semplificato. Vedere quello che succede a Bastian all'interno della storia infinita è molto più on point, diciamo. Sì, Gard, assolutamente. È molto più semplice il film, perché effettivamente era una cosa più per ragazzini, anche se, per esempio, i protagonisti ragazzini sono sempre presi sul serio. Non dagli adulti del film, non da Morla, che noi da piccoli, quando vediamo, parliamo, pensiamo agli adulti, ci sembrano vecchissimi. E Morla è così vecchia per quello, perché Atreyu Bastian deve sembrare una cariatide, letteralmente, un super vecchio. Però non è diverso dal padre di Bastian. Certo, Fabio, assolutamente. In realtà, però, ci sono degli ottimi adattamenti. Secondo me, ad esempio, Shining di Stephen King è bello uguale nel film. Sono diversi, ma sono bellissimi tutti e due. Sono degli adattamenti. Qui hanno scelto proprio di tagliare un pezzo, prendere la prima parte, perché era quella, proprio semplificando, che rendeva la storia del viaggio dell'eroe fino a quando poi da lì in avanti. Come per i videogiochi, un film solo non mi basta più. War. Spider-Man. Asiel, Spider-Man, ho fatto la recensione sabato scorso su Instagram. Se l'avete visto, Spider-Man No Way, andate sul mio Instagram, c'è la storia anche in evidenza, volendo. E c'è la Spider-Man Story. No, non è una storia, scusate, è un post vero e proprio. 15 minuti di me che parlo di No Way Home. Se non l'avete visto, non recuperate, non andate sul mio Instagram a vederlo, perché spoilerò tutto. Perché non si può parlare di quel film senza fare spoiler. C'è stata la scena finale con la principessa che mi ha ricordato alcune scene di Death Stranding, il dialogo diretto con il giocatore. Adoro questa roba, molto bello. Ti aspetto, War, che sicuramente è da delle menate, voglio parlare con te. Ma War mi sa che lo vedrà tra un bel po', perché se adesso chiudono un po' i cinemis. Viene storia di tante ore di intrecci. War, sono d'accordo con te, ma dipende dal medium che stai usando. Un romanzo come questo, alla fine, tanto non è neanche troppo grosso, ragazzi, cioè parliamo di... Sono meno di 500 pagine. Non è Il Signore degli Anelli o I Pilastri della Terra di Ken Follett. Bel romanzo, tra l'altro, I Pilastri della Terra. Per quello, Paolo, io ti o Dune. No, War. E la cosa, se mi dici che ho bisogno di tante ore intrecci così, secondo me, se cominci a leggere i fumetti della Marvel impazzisci, ma non solo della Marvel. Ci sono serie a fumetti veramente lunghe, molto belle, molto molto belle. Gard, grazie per essere stato con noi, sono molto contento che sia piaciuto il film. Se comprerai e leggerai il libro sarò solo che contento. Se non ci ribecchiamo in chat qui o su Telegram, buon anno. War, la colpa è che voglio continuamente sapere cosa succede dopo. Anch'io, tantissimo. A me non mi puoi mettere davanti all'inizio di una storia. C'era Valentina che stava guardando una roba,
era l'ennesima puntata della seconda prima stagione di Downton Abbey, che in realtà non è proprio il mio genere. Tutta l'abbiamo vista, film compreso. Volevo vedere come andava a finire. Il problema dello spazio, volendo, si recuperano in PDF o comunque su varie applicazioni tipo Marvel Unlimited e cose simili, però capisco. Se inizi a guardare tutto, esatto, Asiel. Anch'io. Mi minchio in alcune storie, in alcune cose, e poi devo vedere come finisce. È dal difettone della Marvel, secondo me, che le storie non finiscono e poi fanno i reboot. War, allora, per comodità, in realtà sì, cioè con un tablet, leggere fumetti può essere anche meglio che con la carta. Perché io, che ho anche problemi di vista, posso zoomare, vedere le tavole, ogni singolo dettaglio, cioè è fighissimo. Io ho From Hell di Alan Moore, non l'ho mai letto tutto perché è stampato in un piccolissimo, e soprattutto le cose in mezzo all'apertura qui non riesco a leggerle, non ci capisco un cazzo. C'è una sofferenza a leggere così. Su tablet, oltre al fatto che non ti occupano spazio, non comprarla. Che cosa? Ah, il tablet, dici? Ho visto quella serie che fa cagarissimo. Stessa cosa, Asiel. Anch'io. Ah no, vabbè, nel senso, allora, se devi solo leggerci i fumetti, un tablet non ne vale la pena, però. Mi concentro ancora meno senza la carta. Io no. Anche a me è capitato, Asia, comprare un gioco su Steam, poi lo vedo uscito su Switch e compro fisico per averlo. Fumetti, stessa roba. Ok, l'hai visto una sera? Io in due. Due. Noi dobbiamo farci quella chiacchierata War sulla Marvel prima o poi, eh. Comunque ragazzi, questo è quanto. Io, a livello di presentazione di discorso, ce ne sarebbe tantissimo da fare anche sul discorso di Gmork alla fine, però è lungo e non vorrei tediarvi ulteriormente. Questa, ragazzi, era, visto che siamo il 30, l'ultima live dell'anno. Io devo ringraziare tantissimo un sacco di gente, perché siete 501 follower. Non mi par vero, ogni volta che raggiungiamo un 100, che dove vai siamo carichi. Allora, io piccole anticipazioni per l'anno prossimo. Io ho ancora un gioco da giocare con Evendurias, che mi ha riscattato e che deve essere molto figo, dobbiamo capire un attimo quando farlo. Sto registrando un sacco di cose per YouTube in questi giorni di festa, quindi ci sarà a getto continuo 3 video alla settimana, almeno per 3-4 mesi ancora. E poi sto cercando uno o due giocatori per fare un'altra one shot di World of Darkness. Sto sondando. E ci sarà, spero presto, un'altra one shot. Spero che sia all'altezza di quello che è stato con Evenduria e Veronica, che è stata una roba fighissima. Paolo, tu no, me l'hai già detto che non vuoi. Chaos, Portal 2 sicuramente, assolutamente. E ricollega il gioco di ruolo, si ricollega pesantemente a. Sembra una minaccia. Alla storia infinita, il gioco di ruolo per me è esattamente il portare avanti questa cosa, perché scrivere in quanto narratore
è esattamente il portare avanti qualcosa, creare un mondo, creare delle storie infinite. E ora non mi si vede più. Perché sono frizzato? Mi sentite? Che cazzo è successo? Yuhu! Però mi sentite, vero? Mi sentite? Che cazzo è successo? Boh. Non lo so. Ho deciso che non voleva più collaborare. Usciti di Luca, mettiamo il secondo canale e commentiamo. No. Please don't. Quindi, 20, 23 e 29. Vediamo se c'è qualcuno online. Dare. Andiamo dai paddini, ragazzi, ultimo raid dell'anno. Ragazzi, io sono di nuovo humbled dal fatto che mi abbiate voluto seguire sia stasera, qui non è merito mio, ma era della storia infinita. Stracontento di aver raggiunto questi risultati quest'anno, spero l'anno prossimo di essere in grado di fare il bis. Vi auguro una buona notte, una buona serata, poi noi ci sentiamo per altri mezzi per farci gli auguri con alcuni di voi. Fate i bravi domani sera, mi raccomando. Hai ragione, Evan, hai ragione, hai ragionissimo, hai ragione. Rimediamo subito. No! Che ci sta anche con la storia infinita. Ragazzi, come vi dicevo, noi... L'ho finito il raid. Che cazzo è successo? Ditemi che i pedini hanno staccato. Ragazzi, veramente, sono stra contento, super felice della gente che ho incontrato in quest'anno. Ci siamo visti anche di persona, quindi è stato fighissimo con alcuni di voi. Grazie, grazie davvero. Ci sentiamo domani su Telegram probabilmente per gli auguri. Buonanotte e buon anno. L'iconico terremoto della stasera. Magari questo l'anno prossimo lo sistemo. Amici, siete fantastici, vi voglio tanto bene e andiamo a salutare i paddini e augurare anche loro un buon anno. E poi a Nanna, che domani si fa tardi. Ciao ragazzi, buonanotte.